Buongiorno, bentornati a questo nuovo appuntamento, IV Trading Master, l'evento formativo di IV Bank destinato sia ai clienti ma soprattutto ai non clienti. Speriamo attraverso questa iniziativa di fare cosa grata in modo tale da trasmettere il più possibile il concetto di cultura finanziaria a tutti voi, sia in logica di diretta che anche in logica di ferite. Come vedete già dalla nostra diretta, anche oggi non sono da solo, sono in compagnia. La presentiamo al volo, Anna Resti Bontoi, trader e formatrice indipendente. Un saluto velocissimo, Anna, per favore. Buon pomeriggio Luca, un saluto a tutti i traders che sono oggi con noi. Ok, adesso inizieremo il dialogo con chi ci segue in diretta e ricordo come il nostro indirizzo mail webinar@ivbank è a disposizione per tutte le vostre domande e curiosità che venissero appunto in diretta, ma anche in una fase successiva cercherò come al solito e anche con un certo ritardo, ormai mi contraddistingue, di rispondere a tutte quelle che sono state le domande e i quesiti che arriveranno ovviamente da questo momento in poi sull'argomento di cui trattiamo. Detto questo, affrontiamo, vediamo qual è questo argomento che affronteremo nella giornata odierna. Ho già aperto la nostra pagina dedicata, che è l'IV Trading Master. Andiamo direttamente con la condivisione, in modo tale che possiate seguire con noi la puntata, l'ordine del giorno, diciamo. Eccolo qui, il mercato valutario, l'abbiamo definito come forse mercato in assoluto. Andremo a vedere quelle che sono le caratteristiche che vanno a incidere sulle valute di riferimento, quindi le principali, vediamo oggi soltanto una questione di tempo più che altro, i fattori che ne vanno a influenzare il movimento al rialzo e al ribasso. E quindi cerchiamo attraverso appunto Anna di capire quelle che sono le strategie e i metodi di lavoro che vengono quotidianamente utilizzati per appunto lavorare sul mercato. Prima di iniziare volevo fare un appunto, quindi non condivido un attimo lo schermo e veniamo direttamente alla telecamera. Il mercato valutario, che magari molti di voi possono interpretare come un argomento un po' lontano dalle proprie logiche di investimento o strategia, in realtà non lo è, perché vi posso garantire che in modo anche indiretto, ma il movimento delle valute, quindi delle principali piuttosto che delle secondarie, vanno a toccare più o meno proporzionalmente la maggior parte degli investimenti, sia essi in azioni direttamente in valuta, piuttosto che fondi comuni di investimento o polizze che voi abbiate. Non so, magari qualcuno ha anche investimenti in commodity. Ovviamente le commodity, oltre al prezzo del sottostante, dato che noi ovviamente non lavoriamo sul dollaro, per esempio, andiamo a essere condizionati a quello che è l'andamento, l'apprezzamento piuttosto che il deprezzamento della valuta americana. Quindi, come cercheremo di mostrare in questa oretta e mezza che condivideremo insieme a voi, le valute che voi ci abbiate attraverso il Forex, attraverso i derivati o in modo indiretto attraverso certificati, ETF, che più ne metta, in qualche modo più o meno incidente, ma va ad impattare ogni logica di investimento e quindi come tale anche il portafoglio, sia se espresso in euro oppure convertito direttamente nelle valute di riferimento. Quindi mi riferisco anche al popolo vasto di obbligazionari, obbligazionisti che dir si voglia, laddove andiate a lavorare su obbligazioni in valuta, una delle componenti essenziali che vanno a mirare o amplificare il rendimento dell'obbligazione stessa è sicuramente l'aspetto valutario. Quindi ho rubato ancora qualche minuto per presentare l'argomento odierno, per dare anche la possibilità alle ultime persone che ci seguono in diretta appunto di approntare la propria postazione e ricordo sempre come questa puntata, come tutte le altre puntate, le potete trovare direttamente nella nostra pagina dedicata IV Trading Master, seguirle in diretta attraverso i principali canali di comunicazione, in modo tale che la nostra platea sarà più vasta e interessata possibile. Mentre parlavamo, aspettavamo l'inizio della diretta, abbiamo già fatto qualche commento con Anna, perché oggi ho voluto mettere questa puntata in occasione, in evento di quello che è la riunione della BCE attraverso la gara che si è espressa, la famosità conferenza stampa, per avere più contenuti con cui dialogare appunto con Anna e soprattutto con voi. Quindi ribadisco il concetto, è importante che questa puntata sia un'interazione anche con voi. Domande, curiosità, porgetele. Io stesso le rivolgerò alla nostra interlocutrice, ad Anna, oppure se riusciremo per la questione di tempo, che come sempre è tiranno, affronteremo il discorso attraverso magari l'indirizzo mail dedicata. Detto questo, Anna, mi zittisco perché se no annoio le persone che ci seguono in diretta e anche te che ci segui e ti ringrazio per la partecipazione che ci hai dimostrato l'ottata odierna. Inizia tu un discorso, abbiamo già detto, la priorità ovviamente è l'interesse del cliente e di un cliente, se arriva una domanda mi permetterò di intervenire nel tuo discorso. Procedi pure con la disposizione e la relazione che volevi presentare oggi.
Ottimo, anzitutto grazie per l'invito, mi presento, io mi chiamo Anna Resti Bontoi, sono una trader, sono la fondatrice di Elevator Trading, che è un'azienda che si occupa di far crescere dei traders che hanno voglia di fare trading, di guadagnare con il trading, di vivere il trading come attività. Detto questo, mi occupo soprattutto del mercato valutario e in questa occasione è molto interessante incontrarvi perché oggi abbiamo avuto appena finito l'incontro con la Banca Centrale Europea. Dunque, farò un piccolo riassunto di quella che è la mia, il mio modo di approcciarmi al mercato valutario, il quale spaventa molti traders perché sembra molto complesso, sembra difficile da capire, ma in realtà offre delle opportunità che sono molto interessanti. Il mercato valutario, farò queste premesse. Il mercato valutario, anzitutto, quando ci approcciamo a questo mercato, bisogna ricordare sempre che è un mercato dollarocentrico. Dunque, la maggior parte dei volumi vengono tradati sulle coppie valutarie che hanno come riferimento, come controparte, il dollaro. E lui la fa un po' da padrone. In questo caso bisogna sempre valutare, appunto, quando apriamo un trade, le controparti, le valute. Faccio queste premesse per chi magari conosce meno il mercato valutario, poi entriamo nel dettaglio, vediamo un po' l'euro-dollaro, vediamo un po' di analisi insieme e ci approcciamo a questa giornata con entusiasmo. Però per chi conoscesse un po' meno, bisogna capire che il mercato valutario vive di due controparti, si acquista sempre una valuta vendendone un'altra, e di conseguenza quando facciamo un'analisi dobbiamo tenere conto di una valuta e anche dell'altra. Questo oggi lo dico e lo sottolineo di più perché, appunto, siccome abbiamo avuto l'incontro con la Banca Centrale Europea, la quale si occupa della politica monetaria della zona euro e la quale ha dato un fortissimo indirizzo ribassista alla sua valuta perché ha una politica monetaria di tipo espansiva, ultra espansiva, vediamo tuttavia che il movimento dell'euro-dollaro odierno non riflette quello che la Banca Centrale ha appena presentato. Ecco per dire che quando tradiamo il forex, noi forex del mercato valutario, in questo caso i derivati, bisogna prestare massima attenzione a quello che è una valuta, ma anche a quello che è la controparte. Posso condividere un attimo lo schermo? Prego, Anna, vai tranquillamente, procedi col tuo discorso. Ok, allora, anzitutto vorrei fare una premessa e spiegare a breve, in modo molto veloce, così che possiamo andare ai nostri grafici, spiegare in modo molto veloce qual è il mio approccio ai mercati. Al mercato valutario, soprattutto, io ho negli anni ho sviluppato con molto studio, con applicazione, senz'altro una strategia che si occupa, diciamo, di varie sfaccettature del mercato valutario, cercando di farne un insieme. Questo a scopo di aumentare le probabilità di successo di ogni singolo trade, ma anche dell'intero sistema. Che cosa deve fare un trader? Deve guadagnare, ma deve anche vivere serenamente. Per fare ciò ha bisogno, senz'altro, di avere delle carte che messe insieme fanno sì che si possa fare questa attività con serenità. Dunque, la mia strategia tiene conto, ovviamente, come tutte le strategie, di una gestione del capitale ferrea, ma prende in considerazione molto le notizie, prende in considerazione il COT report, che è la lettura del posizionamento di alcuni capitali molto importanti, la volatilità dei mercati, perché tradare l'euro-dollaro senz'altro è diverso che tradare il dazio, che tradare qualunque altra cosa, e poi ho sviluppato un mio modo di lettura dei grafici che non è scritto nei libri, ma da una mia osservazione molto attenta negli anni ho rilevato dei livelli veramente interessanti, importanti, che presenterò, che in occasione ho avuto anche altre occasioni con i Ruben di parlarne, che riscontro anche da parte di molti traders che riescono ad utilizzarli con molta soddisfazione.
Comunque, quando guardo le notizie, perché è quello che farò oggi come quadro, anche andando a vedere nello specifico quello che sta accadendo in questo momento, queste possono essere di tipo esogeno o di tipo endogeno per il mercato valutario, stiamo parlando. Quindi quando guardiamo una singola valuta, questa può avere delle influenze, diciamo, dei movers di tipo esogeno dall'interno o dall'esterno di un paese, che possono essere notizie anche di tipo geopolitico, attualità, indicatori macro, politiche fiscali, politiche monetarie. Dunque il mercato risponde ad alcune notizie in modo più imponente, più rilevante rispetto ad altre notizie. È un trader che trada le valute, una volta che riesce a conoscere bene queste dinamiche e a farle sì che si abbraccino con quello che è una lettura, anche nel mio caso, del contrarreport, che lo trovate per tutti anche gratuitamente sul sito della CFTC, che è un'agenzia governativa degli Stati Uniti, che va a rilevare il posizionamento dei capitali più importanti per quanto riguardano i futures, per quanto riguardano le opzioni. Quando si riesce a mettere insieme una serie di informazioni, ecco che si riesce ad aumentare la probabilità che il prossimo trade abbia successo, che il sistema nel suo insieme alla fine della settimana, del mese, dell'anno, dia un risultato e che tutto ciò si contorni di tranquillità, di serenità. Il quota report, sul quale stasera non parlerò, ma che fa parte della mia strategia comunque per il mercato valutario, dà un grande aiuto perché ci dice un po' come sono posizionati gli operatori, se hanno una visione rialzista, ribassista, e fa un riferimento al trend. Quindi non è uno strumento che può essere applicato meramente alla mezz'ora o al quarto d'ora, ma comunque ci dà un forte indirizzo di trend. Poi che cosa facciamo noi? Io ho fatto una lettura proprietaria di questo indicatore, che in questa sede, come detto, non è oggetto di approfondimento. Il passo successivo, quando si guarda il mercato valutario, è quello di capire che cosa trado, perché molti traders vivono l'idea che apro il grafico, trado l'euro-dollaro a 5 minuti, mi serve una strategia, mi basta, o trado il dollaro contro lo yen, o trado oppure addirittura c'è chi non è interessato a tradare un cross come possa essere la sterlina contro lo yen giapponese, perché magari avendo meno volumi sembra meno interessante GBP contro USD che l'euro contro il dollaro. Invece la volatilità ci viene in grande aiuto perché ci dice esattamente che cosa può fare uno strumento, ma la volatilità è una cosa che va capita e compresa e utilizzata non soltanto sul mercato valutario ma anche sugli altri mercati, perché è importante capire il potenziale della macchina. Io pretendo, ho sentito, mi capita nelle coach che faccio, che mi arrivi qualche trader o aspirante trader che mi dice: io voglio imparare una strategia che mi dia 30 pips al giorno di euro-dollaro. Bene, ma ancora prima di chiedere se l'euro-dollaro ti dà 30 pips, io trader dovrei capire Se ha il potenziale, se io riesco a trovare nella sua giornata e nella mia giornata la possibilità di portare a casa un risultato positivo di quella misura. Quindi la volatilità ci aiuta in questo senso. La mia analisi tecnica è molto efficace, ma anche molto riassuntiva, molto semplice, fa affidamento al prezzo. Questo non è una classica lettura della price action che tutti conoscono, no? Sono tante strategie che lavorano con la price action, dicono ok, di imparare alcune dinamiche che sono potrebbero essere funzionanti, ma quello che è stata la mia idea di fondo è questa, che un qualunque grafico, che si tratti di valute, che si tratti anche di altri strumenti, può fare soltanto due tre cose, anzi
Soltanto tre cose: può salire, può scendere, può stare laterale. Dunque, la mia idea è partita nel cercare di capire che cosa accade se io sto osservando un grafico, dove sono le forze maggiori. Perché quello che a me trader interessa, perché molti di noi perdiamo di vista le cose fondamentali quando ci mettiamo davanti ai grafici, dimentichiamo che siamo lì per guadagnare. Quello che a noi interessa è trarne un profitto. E uno degli errori principali che facciamo è quello di voler essere i primi a vendere, i primi a comprare e di lasciare che un trend intero vada per la sua strada senza riprovare, se non abbiamo fatto l'ingresso in partenza o ribassista o rialzista, eccetera. Molti traders fanno questo errore, io stessa l'ho fatta tante volte. Quindi, riassumendo, sono partita dall'idea che il prezzo riflette l'incontro tra domanda e offerta, tra compratori e venditori, che può essere soltanto direzionale o laterale e che si muove con base alta volatilità. E questo è alla ricerca di una controparte. Se non esiste un compratore che incontra un venditore, l'affare, per così dire, non si fa. Quindi sono riuscita a rilevare che nei grafici esistono dei livelli molto importanti, molto sensibili, sui quali il prezzo si ferma e sul quale il prezzo inverte, o sul quale il prezzo comunque dà delle occasioni di ingresso o di uscita, di take profit, che non, io non ho trovato nei libri, nei testi classici, nonostante io conosca giustamente come tutti doppi minimi, tripli minimi, doppi massimi, eccetera, ed è molto importante. Ma quello che io sono riuscita a rilevare è che esistono dei livelli che ho chiamato cambiamenti di forza, quindi CF, NCC, in questo caso userò queste sigle per spiegare le dinamiche che vedo sui grafici, sono quelle che uso, quelle che i trader che usano, e quindi non saprei tradare con GAN perché non fa parte della mia esperienza, ma so comunque leggere un grafico nudo e crudo, semplicemente guardando quello che è l'incontro tra domanda e offerta. Ho fatto tutta questa introduzione perché vorrei appunto che questo tempo che abbiamo insieme sia compreso, che io riesca a spiegare bene quello che vediamo insieme, quelli che sono i livelli più importanti, e del perché quando parlo, quando analizzo uno strumento, attraverso tutta una serie di informazioni che per quanto riguarda il mio modo di approcciarmi al mercato valutario completano un quadro sul quale poi costruisco dei trades quotidianamente. Luca? Allora, guarda, io intanto ti anticipo un paio di elementi, così magari strutturiamo anche il discorso proprio in diretta. Sono arrivate una serie di domande sulla nostra mail dedicata. Io l'ho già raccolta al volo mentre stavi esponendo il tuo discorso. Vuoi che te ne ponga già qualcuno adesso? Perfetto, anche perché, come ti dicevo, come abbiamo sempre detto noi nelle fasi di diretta, l'importanza è il vostro interesse. Noi abbiamo una traccia, cerchiamo di rispettarla il più possibile, ma se abbiamo un interesse su un argomento, su un aspetto del mercato valutario, nella fattispecie odierna, cercheremo di concentrarci. E alcune domande sono legate proprio al discorso che stai affrontando precedentemente, ossia, parto da quella, non so se l'ultima, ma cerco di spuntarla nel momento in cui sono arrivate. Le fonti informative a quale tu facevi riferimento, cioè le news, le notizie, puoi dire che uno chiede quali sono, come possono essere raccolte, se sono disponibili a tutti, se invece sono, non so, metodi a pagamento, pacchetti, tali per cui non è disponibile a tutto questo primo canale. Prego. Fernando, è una domanda molto interessante alla quale rispondo volentieri. Allora, le fonti di informazioni sono le stesse per tutti. Si può partire da un qualunque sito di notizie e quello che fa la differenza è saper tradurre una notizia in un'informazione, tradurla in un trade. Questo perché non tutte le notizie si traducono in un trade. Faccio un esempio. Moltissimi traders, uno degli esempi più eclatanti, moltissimi traders guardano un calendario economico e nel momento in cui questo calendario si colora di rosso, di verde, cliccano buy o sell a secondo quello che è il rilevamento della notizia. È molto importante, l'esempio appunto più eclatante è per esempio il PIL
arriva la lettura del PIL che tutti conoscono, il prodotto interno lordo, quindi della crescita di un paese, bisogna darle tanta importanza. Arriva a verde, per esempio, e tutti cliccano buy in quel momento. Ecco, questo è un indicatore che va saputo leggere, contestualizzare, ecco perché appunto ci vuole un metodo di lettura, perché questo, faccio l'esempio più vicino a noi, è iniziata la pandemia, tu ricordi Luca, senz'altro, quando è iniziata la pandemia ci siamo ritrovati febbraio-marzo che avevamo letture del PIL bellissime, perché erano del trimestre precedente, mentre tutto il mondo era in lockdown. Quindi il mercato, nonostante ricevesse delle informazioni molto belle a livello di lettura come numero, non rispondeva. Perché non rispondeva? Perché il mercato lavora su aspettativa. Questa è una delle cose che insegno e sulla quale si basa la mia strategia, ma anche la lettura delle notizie, è quella di leggere una qualunque notizia. Questo do un aiuto concreto dicendo: una qualunque notizia passasse davanti agli occhi di un trader, la domanda che esso si deve fare è quella: io questa notizia mi dice qualcosa di passato, di presente o di futuro? Perché se mi esprime qualcosa che mi coincide con l'andamento dell'economia, ma le aspettative future, come ho fatto l'esempio nel caso che era iniziata la pandemia, sono bruttine, è evidente che il mercato non risponderà, il mercato non comprerà quello strumento, quell'asset in base a quello che è successo il trimestre precedente. Quindi le fonti sono libere per tutti, non pago abbonamenti, lo dico tranquillamente, leggo gli stessi calendari economici di tutti, le stesse notizie, però le filtro sempre con questo ragionamento. Mi deve dare qualcosa che si riflette nel futuro, perché se non si riflette nel futuro non serve a niente la notizia. Ok, speriamo di risposto a questa prima domanda, continuiamo perché qui pervengono, e questa sono anche curioso di sentire io la risposta, perché voi lo sapete, da poco prima che entrasse la diretta, stavo parlando di questo argomento, te la leggo. Gli studi economici servono, aiutano a fare trading sul mercato valutario? Sì, senz'altro. Chi ha fatto studi economici è agevolato, bisogna dire. Io ho, la cosa bella è che io mi ritrovo qualche volta dei traders che iniziano a fare trading, che hanno degli studi economici e si trovano un po' anche in difficoltà, perché giustamente imparano da me che non ho tutta questa conoscenza così grande, ma io vedo le dinamiche, che è diverso, e ho un'esperienza che ho maturato negli ultimi 15 anni. Ma devo dire sì, chi ce l'ha ha un vantaggio in più. Anche chi non ce l'ha può farcela lo stesso, perché il mercato non risponde a quello che viene insegnato all'università. Esempio, faccio un esempio così che sia chiaro, perché non vorrei che venisse sottovalutata la cosa o che magari io possa in qualche modo mettere in difficoltà qualcuno senza studi, o che qualcuno con studi si senta di dire: ma guarda questa, io sono laureato e lei no. Eppure no, faccio un esempio. All'università insegnano molte bellissime cose, sono un grande valore aggiunto, però all'università possono insegnare che evidentemente un aumento dei tassi porta una valuta ad apprezzarsi, un taglio dei tassi di interesse possa portare un deprezzamento di una valuta. Faccio sempre questo esempio perché rende bene l'idea. Bene, un esempio chiaro è quello che ci possiamo ritrovare con un taglio dei tassi che non è sempre nelle stesse circostanze. Bisogna saperlo contestualizzare da trader, perché se gli Stati Uniti mi hanno aumentato 5 volte i tassi di interesse e fanno un piccolo taglio per aggiustare un po' la politica monetaria, trovare il giusto tiro, è un conto. Se invece fanno un taglio di tassi che è il primo di una serie di tagli di tassi, allora è tutta un'altra storia. Quindi riuscire a contestualizzare anche la conoscenza acquisita con gli studi economici è importante. Per chi invece non ce l'avesse ancora questi studi, comunque sono quei movers che vanno imparati, ai quali i mercati rispondono bene, non soltanto il mercato valutario, ma anche l'azionario,
Quindi bisogna un pochino capire il perché, perché se io il rischio del non capire il perché è questo, si può entrare benissimo in un trade e non capire il grande potenziale di guadagno che quel trade può avere. Si può entrare male e invece permanere sperando che questo ritorni, non capire il perché potrebbe essere trasformarsi veramente in uno dei trade peggiori della vita e stare ad aspettare e sperare che ritorni. Capire il perché fa la differenza. E infatti mi collego subito a questo discorso, evadendo anche questa domanda, nel quale appunto si parla di gestione della posizione. Visto che il mercato valutario si muove 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, chiedono, visto che tu, il tuo focus, il tuo orientamento di investimento è proprio su questo mercato, come fai a gestire eventualmente una posizione, dato che la sua negoziazione, quindi gli elementi che possono influenzare l'andamento del cambio da te scelto, appunto è in qualsiasi momento, magari il mercato azionario, uno sa che si muove dalle 9, 20 e 30 mercato italiano, piuttosto che 15 e 30, 22 mercato americano, il Forex invece queste pause anche mentali, non so, definiscere tu il concetto, non te le può non concederle, quindi lavorando dalle ore 0 alle 24 chiedono come fai a gestire eventualmente la posizione non chiusa in fase intraday, chiamiamola in questo modo. Che bella domanda! Sarei anche curiosa di conoscere di persona la persona, il trader. Speriamo non sia un cliente, guardi, che non sia un non cliente, mettiamola così, io vedo soltanto le email e basta. Allora, quando ho iniziato a fare trading, mi hanno detto il Forex non dorme mai, e la cosa che ho riscontrato, che ho ripetuto tante volte negli anni è questa, che lui, il Forex non dorme mai, il valutario non dorme mai, soprattutto, ma nemmeno noi, i trader che si approcciano al valutario rischiano di non dormire proprio in quest'ottica. Allora, io l'ho risolta così. Sono ritornata all'essenza di dire che faccio trading perché voglio una vita migliore, non voglio una vita peggiore. Quando ho riscontrato che stavo cadendo nella trappola dell'apertura H24, sono ritornata indietro e ho fatto semplicemente così. Inserisco un trade, metto lo stop loss, metto il 2000 take profit e non lo guardo più. Questo tipo di atteggiamento mi aiuta perché mi permette anzitutto di fare molte altre cose. E in più dirò e rispondo a una domanda, a questa domanda anche in un altro modo. Il mercato valutario ha una volatilità, quello che dicevo prima, appunto mi è servito quello studio per capire delle cose. Che nel mentre altri strumenti hanno una volatilità diversa, il mercato valutario ha una volatilità un pochino più bassa, si muove più lentamente, il che non significa meno opportunità, significa grandi opportunità che si possono avere con le valute, ma che bisogna avere un tempo di attesa un po' diverso, il che non significa che io debba stare davanti. Quando dicono impara a far lavorare i soldi per te, ecco, all'inizio sembra bello, poi noi trader ci dimentichiamo, rimaniamo incollati davanti e questo non ha senso. Io ho indirizzato tutta la mia operatività su time frames di medio termine e anche di lungo termine, dove il mercato mi dà volatilità, quindi mi agevola, perché se lui ha da percorrere 3%, 4%, 5%, avrà bisogno di un giorno, due, tre, quello che ci vorrà, una settimana, e in questo tempo io posso spendere, impegnare il mio tempo, investirlo nello studio piuttosto che nella mia vita, e quindi non ci sto davanti, semplicemente io ci sto davanti, ma non davanti al trade che ho aperto, non mi disturba affatto, anzi mi disturba quando è chiuso perché c'è il rischio di death nel weekend e lì mi disturba un po', perché come ora che c'è la storia della Brexit, Luca, e per esempio è molto difficile mantenere una posizione anche se abbiamo una visione sulla sterlina che può nascere il giovedì, faccio fatica a tenerla la domenica sera aperta la posizione perché non so finché questi negoziati non finiscono, c'è un rischio di apertura insomma non a favore, e allora mi disturba. Invece avere un mercato sempre aperto è bello, perché una volta impostati i parametri, diciamo, viene in qualche modo eliminato anche questo rischio. Infatti, guarda, hai anticipato un'altra domanda che ti avrei aperto, scusa, porto adesso, che
Se abitualmente, immagino che una casistica non sia mai semplicissima, visto che ormai sono 12 anni che lavoro sul mercato proletario, quindi la memoria tende a riempirsi di vari elementi, chiedevano comunque se tu generalmente, mettiamola in questo modo, aspetti i dati, quindi a consuntivo e vai sul mercato, oppure se prendi anche posizioni pre-dati o pro-evento, oggi tipo la riunione della BCE con la nostra Lagarde in conferenza stampa. Sì. Entrambe le cose, non c'è una regola ben definita. Diciamo questo, che non chiudo durante un evento, questo sì, perché se la mia idea è giusta, il mio trade viene velocizzato, va più veloce verso il target e questo mi fa grande piacere. Se invece devo prendere, assumere una posizione, aspetto almeno di capire di che cosa si tratta se non l'ho capito. Ma soprattutto io lavoro prima che arrivi la notizia perché ho già un'idea di quella che potrebbe essere la notizia. Faccio un esempio, oramai per esempio sul DAX, anche sul mio canale Telegram, eccetera, ho scritto la mia visione rialzista, ma io oggi infatti mi sono meravigliata, ne parlavo con te Luca prima della diretta, facevamo le prove, ma io non riuscivo a staccare gli occhi e dire com'è possibile che una banca centrale aumenti la sua politica, quindi il suo PEP, il Pandemic Emergency Purchase Program, no? Quindi un quantitative easing, una politica monetaria ultra espansiva che dà un indirizzo rialzista al DAX, darebbe un indirizzo ribassista all'euro, è una situazione sulla quale io mi ritrovo da giorni dentro, non ho aspettato per cliccare durante la conferenza stampa, perché sono delle notizie che il mercato conosceva già. Poi accade che arrivi una notizia imprevista. Imprevista può essere del tipo, non lo so, c'è stato un attacco agli impianti del petrolio nell'Arabia Saudita. Quella imprevista io non potevo capire che cosa potesse accadere in quel caso. Ecco, lì evito di entrare, almenché non abbia... diciamo proprio colto il momento migliore per farlo, ma viceversa la notizia si anticipa attraverso lo studio e permette di avere una visione da costruita del tipo entro in un trade che può durare giorni, anche settimane, secondo come. Infatti, adesso dovrò condividere lo schermo perché ho raccolto invece due domande che mi permetto di evadere direttamente io, quindi apriamo la piattaforma, leggo le domande insieme, almeno anche voi sapete l'argomento che andremo a trattare. La domanda che ci è pervenuta è: come regola iVBank le operazioni fatte in valuta? In modo tale che possa dare anche una risposta a questa domanda, e le negoziazioni vengono applicate a cambi diversi? Ok, allora... adesso condiviso al volo la nostra piattaforma da Quick Trade, abbiamo recuperato watches che noi diamo default su quelli che sono i principali cambi che si possono negoziare, e io mi riferisco direttamente all'euro-dollaro, visto che non dico il 50 ma il 40% degli interessati, se non di più, verrebbero sul cambio. Quello che contraddistingue iVBank qual è? Noi abbiamo un conto corrente in euro, tutte le operazioni non in euro vengono orate in questa valuta. Ciò che ci contraddistingue, secondo me, è un aspetto estremamente interessante, sia in termini di scalping, sia in termini di copertura, qual è? Che uno operi intraday, che quindi faccia l'operazione a l'una di notte, piuttosto che a mezzogiorno, piuttosto che alle 23 di sera, parlo ovviamente di orari italiani, il cambio che viene applicato per regolare tutte le operazioni fatte durante la giornata è quello della BCE ora 16. Quindi noi non applichiamo nessuno spread, il dato è estremamente intelligibile da chiunque, bastate che mettete nelle vostre viste notizie, ci sarà pubblicato per ogni valuta, quindi per ogni rapporto, come diceva Anna precedentemente, il cambio non è più che meno che la stessa faccia di due operazioni diverse, bisogna vedere da che parte uno lo legge. Punto. Tutte le operazioni da voi fatte durante la giornata verranno applicate, verranno regolate al cambio della BCE per ore 16. E questo riguarda anche e soprattutto i margini che verranno richiesti laddove la posizione non venga chiusa in giornata. Quindi cosa vuol dire? Se un cliente ha un'operazione in obbligazioni esposta in valuta, in fattispecie il dollaro, tanto per essere chiaro,
come fa a coprirsi, sappia che la nostra operazione viene regolata alle 16.30, quindi andando ad aprire l'operazione a copertura alle ore 16 andrà a matchare più o meno integralmente la sua posizione in obbligazioni, in azioni o commodity o chi ha più ne ha più ne metta. Questo è un elemento che ci contraddistingue di estrema trasparenza. Da noi lavorate pagando le commissioni. Applichiamo il cambio della BCE per regolare le operazioni. Perché? Perché il conto corrente in IBUBank, che voi facciate l'euro dollaro, la sterlina, franco svizzero, più ne ha più ne metta, il franco svizzero è in valuta euro, però lasciamo stare, comunque vengono applicate e regolate in euro. Ti anticipo una domanda, Anna, visto che a questo ho risposto. Come fai ad applicare, cioè, le tue logiche di ingresso e ovviamente di uscita in un'ottica daily piuttosto che multi-day? Quindi intraday, daily, settimanale, scegli tu il time frame. Quali sono gli elementi che ti fanno portare appunto ad investire in una valuta, in un rapporto di valuta, e quindi quali sono gli elementi che ti portano all'uscita dal tuo investimento stesso? Stoppo la condivisione, così se vuoi condividere qualcosa siamo disponibili. Prego, no, non voglio condividere, ne parlerò con un grafico dei tuoi, ma prima okay. Faccio la premessa. È molto semplice, a me durano poco i trades che non sono buoni, quelli che non sono buoni si chiudono subito in stop, che possono essere di qualche ora e fine dell'idea, ecco. Quando invece un trade inizia a materializzarsi, inizia a muoversi nella mia direzione, cerco di capire il potenziale. Ma la parte appunto di tutte le premesse che ho fatto prima è quella che mi aiuta a priori a capire se sto facendo un trade che ha un ampio potenziale o sto facendo un trade con un basso potenziale. Esempio, mi apro un grafico che può essere il grafico qualunque, vedo qualcosa di interessante e fino a se stesso può finire. Ma se io ho l'idea, come è successo anche altre volte, che per esempio una politica monetaria possa dare un'importante spinta rialzista piuttosto che ribassista, se ho l'idea che ci troviamo in dei livelli di medio-lungo termine molto importanti perché lavoriamo nel multi-frame, che vuol dire? Sempre, il discorso sembra complesso, ma è molto semplice. Come dico sempre, il prezzo è lo stesso a prescindere dal time frame che guardiamo, che si trovi su un minuto, che si trovi sul settimanale, mensile, non importa. Il prezzo è lo stesso. Potrebbe trattarsi di uno di quei livelli settimanali o mensili che hanno il potenziale di dare anche 1 o 2 mesi di direzionalità. Se noi riusciamo ad entrare bene in quei livelli, la cosa più difficile è quella di non fare niente, di entrare e lasciarlo stare. E questa cosa l'ho dovuta imparare nel tempo, avere pazienza, perché questo è capitato a tutti i traders, anche a me, che ero entrata in un trade, ho preso quel poco e poi l'ho visto per settimane e mesi andare nella stessa direzione. Quindi ho fatto, diciamo, di modo che quando apro un trade, le due domande che mi pongo sono: secondo la mia analisi, questo trade ha un basso potenziale, quindi mi accontento quando mi ha dato il rischio rendimento atteso, o è un trade che sto aspettando da tempo, lo sto coccolando, lo sto cercando di portare avanti? E allora, se la risposta è la seconda, cerco di fare una progressione sopra, non soltanto di entrare, ma anche di aumentare e lasciar sì che questo trade faccia il suo corso, che può durare giorni, settimane, dipende quanto velocemente, se c'è un'accelerazione nella mia direzione, eccetera. Quindi dipende molto dai fattori di tipo notizie, da fattori di tipo grafici, se ci troviamo in dei livelli di time frame superiori molto importanti, e se il tutto combacia anche con eccessi di volatilità, magari. Quindi è in partenza che mi faccio già un'idea. Allora, adesso ecco, questa qui l'affronto, inizio magari a affrontarla io questo quesito, così poi magari se vuoi allacciarti anche tu, poi anche alla piattaforma grafico sei la benvenuta. La domanda era: su che time frame si può lavorare sul mercato valutario? Per rispondere a questa domanda io condivido al volo la piattaforma, come sempre, e Grazie. vediamo un aspetto interessante. Poco prima che si entrasse in diretta, proprio ne stavamo chiacchierando con Anna, era proprio le 16, quindi per darvi un'idea
eravamo su questa candela, più o meno, lo vedete in basso sulla nostra piattaforma, ha un mercato, quindi nel cambio, parliamo del cambio euro-dollaro, lo evidenziamo all'interno sulla parte sinistra del grafico, troviamo proprio un cambio che verteva intorno a 1,21,51 e appunto stava chiacchierando al volo con Anne dicendo ma com'è possibile che questo cambio continui a salire l'euro quando la nostra principale esponente valutaria, Lagarde, attraverso la conferenza stampa, ha preannunciato come ci sia un ampliamento e un prolungamento di quello che è la politica, diciamo, monetaria attraverso incentivi più a lungo del tempo, sia in termini di controvalori che anche magari di tempistiche. Quindi concettualmente da studi accademici, visto che ci colleghiamo magari alla domanda iniziale, si aspettava una discesa di quello che era il cambio. E perché ho fatto questa premessa? In base al time frame sul quale uno va a valutare la propria politica di investimento, qui abbiamo 5 minuti, ma possiamo estendere la richiesta da un minuto piuttosto che daily, possono cambiare anche le strategie di investimento. Infatti, vi faccio vedere una cosa. Supponiamo che un cliente lavorava sui 5 minuti, quindi alle ore 16 poteva starci tranquillamente un'ottica di rottura dei precedenti massimi fatti recentemente, quindi parliamo del 7 piuttosto che 6 dicembre, per proseguire il suo movimento a rialzo. Invece, se uno va a leggere lo stesso grafico, ma non a 5 minuti, a 15 minuti, magari questo tipo di valore può essere invece sovvertito, una spinta rialzista abbattuta con un certo ritracciamento. Quindi il time frame influenza le strategie di investimento. È chiaro, meno è il time frame che voi andate a visualizzare, più ovviamente l'operatività si interpreta più veloce, più da tick. Nel momento in cui invece lavora su un daily, lo guardiamo velocemente, buona cosa sarebbe aspettare, non dico la chiusura del mercato, però andare a vedere che cosa sta facendo il cambio, una fattispecie euro-dollaro, col momento finale. Se qualcuno interpreta questa resistenza che è intorno all'1,2150 come, non dico un'inversione di trend, ma piuttosto un momento di pensare a fase lateralità, può essere interpretabile come una posizione short o magari lavorare sulle opzioni che noi offriamo in quanto derivati. Quindi il time frame va a influenzare la politica di investimento del cliente sia in ottica di scalping sia in ottica daily. Anni, se vuoi tu intervenire, continua pure. Io ho cercato di dare una risposta veloce al quesito che ci era arrivato. Esattamente come hai anticipato te, è una questione di scelte. Quello che in molti fanno fatica è fare una scelta, non è non riuscire a guadagnare perché non sono bravi, ma proprio fare la scelta, fare ordine. Se mi permetti, partiamo da un time frame di tipo mensile e guardiamo insieme l'euro-dollaro. Così cerchiamo di dare sia una risposta grafica, ma sia una risposta collegata alle domande di prima, perché dette così. Allora, la mia logica è questa: il mercato valutario ha una sua vita propria. Qual è questa sua vita? L'euro-dollaro solitamente si muove in un range di meno 0,50% più 0,50% per il 70% della sua vita. Quindi se uno guarda un campione di dati di 1000 giorni, 700 giorni di questi 1000 giorni non avranno un'estensione maggiore a più o meno 0,50%, ma anche meno di così. Conoscendo questi dati si inizia già a cercare di capire quanto posso io prendere, se la mia aspettativa da trader qual è? È quella di guadagnare. Tanto si può girare intorno alle strategie quanto vogliamo, ma la nostra logica è quella di voler guadagnare. Ma per guadagnare serve stare H24 davanti a un monitor, perché se il prezzo da pagare è quello, con tutto quello che comporta il trading, studio, conoscenza, denaro, investimento in formazione, investimento in tutte le altre cose, allora si fa prima a fare altro. Ma siccome il potenziale è enorme, conviene fare trading, perché è veramente bello, perché si è liberi, e per essere liberi, per guadagnare essendo liberi, allora bisogna fare le scelte giuste. Qual è la scelta giusta? È quella che mi scelgo degli strumenti, che è un derivato, che sono le opzioni, quelle che voi avete sono degli strumenti fantastici, tra l'altro, voglio dire, mi scelgo un broker serio, mi scelgo una strategia e mi trovo la serenità e guadagno sempre. Posso pure fare altre attività, come per esempio nel mio caso la seconda attività è quella di coaching, ma la prima è trading. Tant'è vero, si diceva dell'euro-dollaro prima,
tu mi parlavi, io guardavo i monitor, ti dicevo, mi sembra assurdo. Tornando all'euro-dollaro, allora la logica è proprio come hai detto te, che esistono moltissime strategie, secondo anche il time frame, perché uno può pensare a una continuazione, a un altro può pensare a un'inversione. Ma se noi guardiamo questo grafico in ottica di quello che è la strategia multi-day, tranquilla, rilassata di un trader, che cosa osserviamo? Anzitutto osserviamo... Anna, scusami, io ti ho messo cioè ogni candela un mese massimo come time frame, arriviamo fino al 2005, al 2006, È perfetto, perfetto per quello che abbiamo da dire. Osserviamo che da un bel po' di mesi l'euro-dollaro sale e quindi la prima domanda nasce spontanea, sale l'euro-dollaro, sale l'euro, scende il dollaro. Abbiamo appena detto all'inizio dell'incontro che è un mercato dollarocentrico, quindi chi sta dentro dovrebbe partire qualunque analisi dal dollaro. E qui rispondo io dicendo che questo si riferisce in parte anche ad una forza dell'euro, ma che non è stata riscontrata in tutte le sue controparti, perché se andiamo a vedere altre controparti dell'euro, diciamo, sono state più deboli, mentre è stato molto forte nei confronti del dollaro. Quindi abbiamo avuto negli ultimi mesi un deprezzamento notevole del dollaro, che si lega anche alla sua politica monetaria con quantitative easing, eccetera, e bisogna cercare di capire quanto questo possa essere prolungato e quanto questa corsa possa andare avanti. Se noi osserviamo l'euro dollaro, si sta avvicinando e molti stanno osservando questi massimi, perché l'analisi tecnica classica evidentemente induce a pensare che sia interessante, come sempre, guardare un doppio massimo, eccetera. Quello che è uno dei livelli che invece fa parte della mia strategia di cui parlavo prima, attraversa di qua, non attraversa qui sui massimi, passa di qui, perché qui è avvenuta una notevole violazione al ribasso. Ora non sto a entrare in merito di tutta la strategia, ma di come è tracciato questo livello, sì, per dare un vero contributo a chi è in ascolto, di dire che è proprio qui che è avvenuta la partenza a ribasso, quindi è proprio in prossimità di questo livello che noi iniziamo a preoccuparci della vera resistenza, della primissima vera resistenza, anche perché chi è in ascolto, e sono molti che fanno trading da anni, lo sapranno che le maggiori speculazioni avvengono proprio in prossimità dei massimi o dei minimi precedenti, mentre questo livello non lo guarda nessuno. Ma questo è un livello che io chiamo CF, che è un cambiamento di forza, che è un livello forte, che è un livello che ha rotto a ribasso, mentre, come detto prima, come per esempio qui, no, vediamo che è avvenuta una violazione di questo livello appena appena e poi il cambio è invertito. Ecco che qui che io in quest'area inizio già a cercare un'idea che questo trade rialzista possa correggere. Questa correzione che lui può avere su un time frame mensile, che può sembrare noiosa, un trader dice, ma come io devo, ma in realtà è fantastico perché abbraccia bene anche la nostra vita, mi crea tranquillità e rilassamento. Dovrebbe, e non dico che io stia cercando che lui inverta, mi vada a rivedere i minimi, ma anche in un contesto di trend rialzista, qualora questo movimento di prima fosse un trend rialzista, un normale ritracciamento riporterebbe il prezzo in un'area di supporto sostenibile dal quale ripartire. Nessuno di noi si meraviglierebbe se da qui a 3 mesi, a 5 mesi, a 2 mesi, l'euro-dollaro facesse una correzione per poi fare una ripartenza. Non avrebbe messo in discussione il trend rialzista. Ma per me, Anna Bontoi, per me trader, una correzione di un paio di mesi o di un mese e mezzo, di 3 mesi, quello che vuole lui, già a partire da questi livelli, di questa portata, significherebbe una correzione molto interessante sulla quale io potrei portarmi a casa un bellissimo rendimento. Ecco che in questi livelli, permettimi Stefano, cambia per favore time frame, metti sul settimanale, inizio a fare il multi-frame, cioè un ragionamento completo di dire, ma l'euro-dollaro che mi si sta avvicinando a questo livello così importante, ha un motivo di scendere? Bene, dal punto di vista, se noi guardiamo quello che è accaduto oggi della politica monetaria, abbiamo avuto l'incontro con la Banca Centrale Europea, la quale, viste le condizioni delle varie economie dell'area euro,
ha bisogno di mantenere una visione di politica monetaria ultra espansiva con acquisti di titoli, con emissione di liquidità, la faccio breve, che si traduce in, solitamente, in un deprezzamento della valuta che può non essere immediato, anche se ai tempi di Draghi era sempre immediato, appena parlava lui l'euro scendeva quando faceva le stesse mosse. Adesso però viviamo anche una realtà diversa, che è quella che tutte le varie economie, i vari paesi stanno facendo più o meno la stessa cosa, e facendo più o meno tutti la stessa cosa, ecco che bisogna fare una lettura incrociata delle controparti e cercare di capire chi può avere la meglio. Se io dovessi pensare di vendere l'euro, la controparte migliore può essere dollaro. Allora arrivo quindi semplicemente, velocemente al time frame settimanale, rilevato il fatto che nel time frame mensile mi sto avvicinando ad una semplice area di resistenza dalla quale è partito un movimento ribassista importantissimo negli anni, nei mesi precedenti, insomma quello che è. Sto guardando sul time frame settimanale e osservo ancora meglio quest'area e vediamo che effettivamente ci si sta avvicinando. Non è preciso, ora io sto disegnando a mano, non è preciso, ma io in quest'area comunque fosse inizio a fare fatica come trader a pensare ad un acquisto di euro. Questo perché se io guardo la struttura, io ora sto parlando anche per conoscenza della volatilità, ma anche semplicemente chi conosce meno un grafico, e quello che dico può essere applicato al valutario, ma anche ad altri grafici che stiamo osservando. Se io guardo questo grafico, solitamente quando sale, se vado, ora qui c'è stata una situazione straordinaria e qui c'era esattamente quello che c'è oggi, una politica monetaria ultra espansiva dalla parte della Banca Centrale Europea. Quindi in quel caso l'euro dollaro non è sceso così. Ma in condizioni normali, anche quando sale, fa un po' su e un po' giù, un po' su e un po' giù, e così via. Una struttura raramente nel valutario, sto parlando, sale così, raramente sale così. È un'eccezione. Solitamente una struttura di un grafico valutario può essere fatta tranquillamente anche con di questo tipo. Per arrivare da un punto all'altro può metterci un bel po' di tempo facendo alti e bassi, falsi breakout, eccetera. Questa è la normalità. Questa, la prima, è l'eccezione. Questa è la normalità. Il che significa, e questo non lo dico per dirlo io, lo dico perché mi sono messa lì, ho preso 30 anni di aperture, chiusure, massimi, minimi, giornalieri dell'euro-dollaro, ho cercato di capire quanto facessi in un giorno, in una settimana, in un mese, qual è la probabilità di successo, insomma tutta una serie di studi per cercare di capire qual è la sua normale vita. Cioè mi porta al dire che questo tipo di movimento è eccessivo. Quindi quando si parla di eccesso non è perché ci metto un RSI o un MACD o chissà che altro indicatore di momentum che mi fa vedere che sono in ipercomprato, ipervenduto, perché quelli li trovo soggettivi, perché se lo uso io metto un periodo a 5 periodi, arrivi te Luca e ci metti 20 periodi, arriva qualcun altro e dice no, usa lo stocastico 21,35 o chissà che ognuno ha la sua ricetta. Non che non siano utili, sono utili se si contestualizzano bene, ma apertura, chiusura, massimo e minimo, come da dati storici, sono tutta un'altra storia, sono oggettivi. Il che mi dice che appunto posso valutare un eccesso. Questo è un eccesso perché questa è una struttura che è salita senza ritracciamenti, per cui se non è oggi e domani, nei prossimi tempi mi aspetto che l'euro dollaro possa avere un ritracciamento dei time frame maggiori, mensile e settimanale. Questo, se mi permetti, adesso entriamo nel daily, mi fa scalare di time frame e cercare di entrare con un momentum buono che mi permetta, qual è lo scopo? È molto semplice, quello di avere una visione di lungo, entrare in un time frame più di breve, nel quale avere un minor rischio e usare un rendimento di un time frame maggiore. Così riesco a potenziare un trade, a dire ok, non è come entrare entro per il rischio 10 per prendere 15, 20, entro rischio 50 per prenderne 400, 500, 300,
Questi trades non capitano quotidianamente, ma quando ci sono vanno saputi riconoscere, perché quotidianamente cerchiamo di mangiucchiare, permettetemi il termine, di fare i nostri trades anche di breve, vedo un'occasione, entro, ma di medio termine bisogna saper comunque riconoscere. Ora qui abbiamo una passata con gestione, sono gli stessi livelli che abbiamo visto mensile e settimana, ma stiamo scendendo di time frame nel cercare dei timing migliori. Quello che noi osserviamo è appunto che il movimento, questo ribassista di qui, fin qui, è partito da qui. Quindi per me in realtà un'area più interessante, ora la traccio un po' non molto artistico, ma comunque rende l'idea, un'area molto interessante è quella che è, fa parte della mia strategia, che è la MCC, che si chiama così perché dei miei trader del gruppo l'hanno battezzata, non chiamatela congestione, dove io che non uso volumi, ma si può riscontrare un picco di volumi, perché anche per logica lì abbiamo un picco di volumi, la migliore area per cercare di vendere sarebbe qui. Ma siccome siamo adesso in, come detto, in una situazione nella quale abbiamo avuto un incontro della Banca Centrale Europea, la quale sta dando un indirizzo di ribassista alla valuta, io già a partire da questi livelli dove si trova il prezzo che inizia a corrispondere con questi minimi precedenti e comunque con la base della mia area di interesse che ha fatto precipitare il prezzo, inizio a guardarmi dei segnali ribassisti, i quali potrebbero richiamare un ribasso dell'euro-dollaro che, se anche si trasformasse in un movimento verso l'area 1,17, 1,16, sarebbe comunque molto interessante, perché il mio rischio rendimento sarebbe ridotto, sarebbe un rischio rendimento, mettiamo, di una giornata, quello che è, quindi con un ingresso a un time frame a giornaliera, e il rischio rendimento in quel caso avrebbe, diciamo, buone sorti, sarebbe dalla nostra parte, e così inizio a costruire un trade di medio termine. Se poi vedo che questo inizia a muoversi nella mia direzione, inizio e cerco il più possibile di aumentare progressivamente questo trade, una, due volte, tre volte, quello che è lo spazio, qualche volta ci riesco meglio, qualche volta invece magari lo spazio non è così largo da permettere molti, molti ingressi progressivi. Comunque fosse, questa è l'idea del costruire un trade, fare trading con serenità, di medio termine, senza dover stare davanti ad un grafico, senza dover, non lo so, stressarsi, ma avere un'idea del tipo, anche se ci fosse una chiusura settimanale, eccetera, una riapertura, mi mette serenità se conosco le dinamiche. Quindi, permettimi, se vuoi cancellare un attimo questi disegni, mettiamo un time frame a 4 ore. Arrivo subito. Intanto ti giro un'altra domanda che si collega a quanto stavi dicendo. Prima cancelliamo il tutto. La domanda prima te la pongo, poi ti porto il time frame che preferisci. La domanda era questa. Quindi, più che massimi e minimi assoluti, tu guardi i livelli in cui il mercato accelera il movimento? Anche, certo. Massimi e minimi sono, li vedono tutti, esistono ovunque, sono scritti ovunque, è lì che ci sono le maggiori trappole del mercato. Questo era il massimo, il prezzo era partito a ribasso, qui c'è un ampio movimento ribassista, osserviamo tutti che ha fatto 5 pips, 10 pips, 20 pips sopra per poi fare un trend così. Io non mi voglio prendere questo stop per poi vedere questo, perché smetto di fare trading se succede ciò, mi prende male. E poi, quindi, ci sono dei livelli dove il mercato risponde bene, dove il mercato si comporta come deve e dove conviene fare, a mio parere, il proprio trade, perché il potenziale è enorme. Sì, guardo molto i livelli da dove il mercato è esploso, guardo molto i livelli che, come ti ho detto, io ho osservato che rispondono benissimo, che sono quelli dove c'è stata una concentrazione di ordini, e è evidente che il tutto è contornato con una gestione, che è contornato con un filtro di ingresso
perché per scegliere quando entriamo, come entriamo, e poi tutto si potenzia anche con qualche conoscenza in più, come detto. Evidente, per me ora l'euro-dollaro potrebbe anche pure risalire fin qui, ma io sarò fuori da questo trade. E uno dice: ma come? Se sai che sale, ma perché non te lo prendi? Perché c'è anche chi pensa che se questo fosse un trend rialzista, ho incontrato anche persone così ambiziose che dicono: io voglio comprare qui e portarlo fin qui, poi vendere fino a che si poggia sul supporto, poi ricomprare fin qui, poi rivendere fin qui, quindi che si vogliono prendere tutti i cicli, tutte le gambe di questo movimento. Io non sono così ambiziosa, a me basta entrare qui e portarlo qui, non voglio qui, non voglio nemmeno prendere tutto. Quello che io voglio è vivere la tranquillità, la serenità. Ecco perché non posso in un'area che inizia a essere eccessiva, tornando a questo fatto qui, anche se ho l'idea che un altro impulso non sia escluso, a causa del fatto che la sua controparte è il dollaro. Nonostante io pensi che l'euro abbia motivi di deprezzamento, io penso anche che ha come controparte il dollaro. Perché io penso ci possa essere un altro impulso? Potrebbe esserci. Potrebbe esserci perché questa settimana e la prossima settimana sono decisive per le elezioni statunitensi. Ancora non è stato certificato il presidente eletto degli Stati Uniti. È stata appena intentata una causa alla Corte Suprema del Texas che quindi chiede che vengano cancellati i voti di quattro grandi elettori e questo crea incertezza sul dollaro, il quale è già stato sotto ampia speculazione. E quindi io mi potrei ritrovare con un euro che in questo momento ha tantissimi motivi di scendere per mano della banca centrale, per eccessi di rialzo, per livelli grafici bellissimi, ma se mi arriva domani una notizia dal dollaro che io ancora non posso prevedere, un impulso euro-dollaro rialzista che vuol dire nient'altro che un impulso ribassista, scusate, del dollaro potrebbe accadere. Ecco perché l'importanza maggiore di dare spazio e tempo al mercato. Non sono d'accordo, non fa per me, poi apprezzo chi ci riesce, ma io non sono d'accordo con le strategie strette, strettissimissime. Perché io vedo che le dinamiche del mercato valutario rispondono molto bene ad un approccio di buon senso. Lo chiamerei proprio così, di buon senso. Deve avere buon senso. Perché se ha buon senso, permettimi, se te vuoi per favore col segno più e riuscire ad ingrandirmi un po' l'immagine della candela odierna, o mettiamo anche su un time frame più di breve, un orario, Sì, guardiamo dai, un attimo. fremuo io lo metto, Anna, dimmi tu. Mettiamo Ok, un orario, guardiamo un attimo insieme. allora mettiamo un'ora, puliamo un attimino, già che ci siamo anche i tratti fatti precedenti. Intanto ti rimando anche un'ulteriore domanda, Anna, che è arrivata nel mentre. Vedi tu come risponderò su questo time frame un altro, che era: nel momento in cui tu hai preso una posizione e questa ti sta andando a favore, lo Sì. stop loss è sempre sul prezzo di carico o lo vai a modificare durante il movimento? No, non lo modifico. È sempre il tuo prezzo di carico, quindi. Sempre il mio prezzo di carico, perché la logica è questa. Sì, a un certo punto lo modifico quando vedo che, insomma, sì, beh, è più per dire, vabbè, a questo punto. Però la logica è che più si allontana dal prezzo di carico, meno probabilità ha di tornare indietro, no? Più si allontana, più è distante dal prezzo d'ingresso. Ecco del perché, ma non è per quel motivo che non lo sposto. Non lo sposto per effetto di quello che è il modello di money management, che nel caso in cui io vada a prendere, magari lo sposto, lo metto un po' in stop profit, eccetera, come tante altre strategie di money management, io ho riscontrato che il rischio e il rendimento calcolato sul quale io faccio affidamento insieme all'equazione per il numero di percentuale di trade vincenti non torna più, perché se prendo lo stop lo prendo pieno. Ma se poi invece che prendere il take profit pieno per un piccolo ritracciamento mi va a prendere lo stop profit che era la metà di quello che dovrei prendere, nel lungo termine questo inizia a pesare sui numeri. Per cui io l'ho trasformata in serenità, ho messo il gettone, ho costruito l'idea, se va, va, se non va, non va. Fine della storia, tanto se no si vive male invece concentrarsi su quello che si sta facendo. Si sta lì a guardare cosa succede, poi lo guarda anch'io, cioè,
il piano di monitor, non è che io non lo guardi, però lo guardo con un occhio diverso, perché questo non significa che vada lì a cambiare ogni 3 secondi quello che sta accadendo. Nient'altro che oggi il DAX, che avevo un trade aperto, che il quale se avessi modificato i parametri sarebbe chiuso al prezzo di carico, invece è ritornato in bellissimo profitto senza che io l'abbia toccato. L'avessi toccato sarebbe già finito, lasciandolo aperto così com'era, invece mi sto ritrovando di nuovo in bel profitto, perché aveva fatto un primo impulso ribassista. Ok, mi vuoi per favore aumentare un pochino la visualizzazione di queste candele? Diciamo l'ultima settimana, no, 10 no, giorni. No. Così va bene, okay. Abbiamo un grafico orario su 10 giorni e ti porgo anche questa domanda che è arrivata adesso, Anna. Il concetto di media, lo usi, non lo usi, lo disapprovi? La media mobile? Non ho capito. Stiamo parlando delle medie mobili? No, media mediare la posizione. No, assolutamente no, è la cosa più, quella che mi ha fatto più male. Allora, a chi mi ha fatto questa domanda, se mai gli venisse il dubbio se farlo o non farlo, racconto la mia esperienza. Assolutamente no, in un momento molto delicato della mia vita non ho accettato una piccola perdita, ho iniziato a mediare un trade pensando che fosse la cosa giusta da fare. Ecco, il trade, quel trade è riuscito a farmi avere una perdita non indifferente per me in quel momento, ma soprattutto farmi avere una perdita di fiducia in quel momento, che era la cosa più brutta. Quindi assolutamente no, perché come dicono, è vero, io lo confermo, il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto noi possiamo rimanere liquidi, quindi assolutamente no. Un'anti-martingala sì, che vuol dire nel momento in cui, quindi io, la progressione, cos'è, lo scrive anche Andrea Unger nel suo libro di Money Management, cos'è l'anti-martingala? È una progressione al rialzo nel momento in cui il trade va a tuo favore, cioè se mi va, quando perdi devi perdere sempre quello, quando guadagni allora la devi rischiare, io ragiono così, cioè se perdo, perdo sempre quello, se guadagno invece inizio a rischiare sul guadagno, allora sì. Ma mediare? No. No, ma per esperienza diretta? Assolutamente no. Ok, tornando all'euro-dollaro, quello che volevo dire appunto è che visto tutto il ragionamento che avevamo fatto, mensile, settimanale, daily, anche approcciarsi a un time frame orario, ragionamento, vedete che è tutt'uno, il mercato è quello, non mi interessa a me che è su un'ora, che si trova sul daily. Fatto sta che se mi sono creata un'idea partendo dal potenziale che è per me il mensile, mi chiedo, quando mi guardo i time frame al multi frame, cioè cerco di capire, ma c'è ancora spazio al rialzo? Per me non era escluso che potesse anche continuare a spingere un po', ma inizia a essere già in dei movimenti, in delle aree interessanti, in eccessi interessanti, per cui come detto io già ho un'idea che se fosse possibile anche nell'intraday cavalcherei sempre comunque dei trade ribassisti. E tu Luca puoi confermare che prima della diretta si stava appunto parlando e ti dicevo, ma con tutto quello che ha detto Lagarde l'euro dollaro dovrebbe scendere, non salire. Confermo assolutamente, infatti era una delle domande in cui si partiva dagli studi accademici e poi l'attività di trading vera e propria. Alle volte il mercato, però non si sa mai quando poi riprenderà, diciamo, la consueta funzionalità, può essere irrazionale. Questo momento può durare 5 minuti, una settimana, un mese, non si sa. Il grafico ha sempre ragione, il mercato ha sempre ragione. Chiaramente anch'io, se dovessi andare a prendere un'operazione o no, un orizzonte di massima di investimento, tendo a rispettarlo. Nel momento in cui poi ho deciso il mio stop a un certo livello, quello va rispettato. Infatti un altro elemento che io ricordo a tutti, che sia mercato valutario, azionario, piuttosto che derivati su indici, il concetto di media, buon per chi è in grado di farlo, non dico che non bisogna farlo, bisogna essere capaci di farlo, e se uno lo fa, il concetto di stop deve essere comunque chiaro, sia se si fa media che non si fa media. In generale, il concetto di media, i trader più esperti tendono a evitarlo. Non dico come la peste, ma poco ci manca. Sono questa esperienza abbiamo riportato
nel tempo. Ti faccio anche un altro spunto, magari poi finisci il discorso che stai effettuando, Anna, che parlano di un tuo commento sull'evento Brexit che si realizzerà da qua a fine anno, anche quello elettorale, e se riusciamo anche lì a dare un'occhiata a qualche grafico, a qualche livello. Però prima finisci tranquillamente il tuo discorso sul cambio in oggetto. Volentieri. Allora voglio aggiungere anch'io una cosa ancora a quella della media. Si può fare in partenza, cioè a mio avviso succede, capita anche a me ancora oggi, di dire ok, siccome non sono precisa sul livello, onde evitare di avere un trade che non vada bene, mi prendo un'area di prezzo. Faccio un esempio, se io pensassi che l'euro-dollaro tra 1,2150 e 1,23 possa fare una correzione verso l'area 1,17, ecco, invece di avere un'entrata precisa con uno stop loss stretto, come può essere in questo caso, potrei dividere in partenza, di dire quanto ho da destinare a questo trade, X. Ok, divido X per 3 e faccio 3 ingressi a scalare nel caso in cui il prezzo mi vada contro. Ecco, quello in partenza, deciso quanto rischio in partenza, è diverso che dire. Perché io l'avevo capita così, di dire entro e se mi va male faccio media, ma lo faccio così come capita. È diverso decidere in partenza quanto rischio e come lo suddivido, su quale livello entrerò eventualmente qualora il prezzo si muovesse contro alla mia idea, dove fermo il trade se il prezzo si muove contro alla mia idea. È diverso rispetto al dire entro long e se poi va male io inizio a ricomprare qui, poi a ricomprare qui, a ricomprare qui, sperando che il tutto risalga. Io la vedo così. Comunque, quello che volevo dire, tornando all'analisi, volevo dire che in realtà, come avete visto, abbiamo costruito un'idea semplice che era quella riferita al fatto che basta conoscere che la banca centrale non ha motivi di dare un indirizzo rialzista, gli sta dando un indirizzo di bassista. Che la controparte del dollaro, quindi che mette un po' in pericolo quest'idea, fino a che non abbiamo anche una chiusura magari più convincente, ma che siamo in dei livelli molto importanti, in degli eccessi di volatilità, quindi di rialzo sul settimanale. Tutto questo mi permette già nell'intraday, volendo, di tradare. E guardando un semplice grafico, a volte un non semplice grafico, guardando un grafico in maniera un po' più rilassata. Perché una volta ho fatto un video su YouTube e qualcuno mi ha scritto sotto che cosa vuol dire, avevo detto cosa vuol, che molti traders si perdono in 2 centimetri di grafico e mi hanno detto ma cosa vuol dire questo discorso? E non riuscivo a spiegarmi, ma mi spiego adesso. Perdersi in 2 centimetri di grafico è come qui, vuol dire vedo un massimo. E vedo che l'ha violato di un pipi, inizio a farmi le paranoie. Ora vola, non vola, è passato, non è passato, eccetera. Non vola, dai, insomma. Questo manda il prezzo in giù e se lo manda in giù, per ora è un'area di resistenza che abbia fatto un pip sopra, un pip sotto, chi se ne importa? Cioè, dal mio punto di vista, che faccio un trading rilassato, appunto, io gli devo dare spazio e spazio vuol dire che mi dovrei posizionare con un'area di stop un po' sopra questi massimi, di modo che se lui va qui e sta giocherellando per un pip, 2 pip, 10 pip, non siano quelli a fare la differenza perché io possa avere un trade perdente o un trade vincente. Poi io uso dei filtri, ripeto, di modo che quando entro gestisco un po', dico va bene, ok, ora metto lo stop. Però in linea di massima si può vedere chiaramente come un'idea costruita con un po' di elementi di conoscenza che non è che tutti i giorni va aggiornata, perché alla fine le politiche monetarie sono quelle che chiamano PEP, che lo chiamano QE, che lo chiamano PPP, non importa, alla fine quando si tratta di una certa logica, dopo un primo impulso osserviamo che il prezzo torna in delle aree dalle quali ha ritrovato venditori e il trade intraday oggi ci stava alla grande dal momento in cui abbiamo iniziato la diretta. E ci stava alla grande anche su altri strumenti connessi con la politica monetaria della Banca Centrale Europea. Guarda, prima di passare appunto a un tuo commento e quindi alla tua analisi sul cambio British Pound, chiedevano, quindi intanto ripulisco quello che era stato fatto finora, se appunto una curiosità, se tu lavori contemporaneamente su più valute, oppure se tendi a concentrarti su un cambio alla volta, mettiamolo in questo modo.
Sì, io lavoro contemporaneamente su molte valute, tengo una trentina di grafici aperti, questo mi permette comunque di lavorare su tutti gli incroci tra i cambi primari, questo tra le valute major detto, ma uso anche altre valute se conosco un po' le dinamiche o se non le conosco le approfondisco. E lavoro anche sulle materie prime, le principali, anche sui principali indici. Questo non significa che io mi trovi 30 trades contemporaneamente aperti, ma mi ritrovo comunque sempre contemporaneamente 5, 6, 7 trades, che è la mia capacità di gestione. Questo perché, come detto prima, hanno bisogno di spazio e tempo. Se io facessi un unico trade, dovrei stare magari ad aspettare che questo trade vada bene, vada male, quindi con tutte le emozioni connesse, con quello che deriva dalle mie aspettative, mentre invece se gestisco quello che inizia a somigliare ad un portafoglio, sono più tranquilla perché oggi si può chiudere quello che si è aperto una settimana fa, mentre oggi magari apro un altro trade che si chiude oggi stesso o fra 2 settimane o fra un mese, e quindi è un ricambio continuo di idee. Avendo più grafici, cerco di concentrare le idee laddove in quel periodo riscontro maggiore sicurezza secondo il grafico e secondo le mie idee. Questo perché, per esempio, l'euro-dollaro magari un mese fa non era ancora interessante per iniziare a pensare ad un trade, mentre 2, 3 mesi fa, 4 mesi fa poteva essere interessante il petrolio e così via. Quindi è facile perché comunque un piano operativo già disegnato, già impostato, il che mi richiede tipo una mezz'oretta, quelle 2 o 3 volte al giorno. Ora non guardate che io sono sempre qui, quindi perché li vivo i mercati, perché faccio coaching, perché faccio webinar, perché quindi in questo caso è normale che io sappia un po' il movimento anche intraday, ma se no veramente anche andando in vacanza riesco a gestire bene l'operatività. Adam, un'ultima domanda, poi passiamo veramente al grafico e ricondividiamo lo schermo. E Prego. generalmente, supponendo una posizione short adesso sul cambio euro-dollaro, generalmente, so che è una domanda un po' difficile, ma te la rivolgo lo stesso. Certo. Quanti tico pips metti di stop e quanto invece è generalmente il tuo investimento di profitto? Cioè, quanti pips vorresti avere da questa, da una posizione? Sia in Allora, stop sia in take, intendo. sì, certo, è una domanda interessante. Allora, lo stop loss e il take profit sull'euro-dollaro vanno anche calcolati secondo quello che è il suo potenziale. La logica è questa: se ho detto che circa il 70% del tempo fa più o meno 0,50 intraday, che vuol dire che se l'euro-dollaro quota 1,21, 121 pips sarebbero 1%, 60 pips circa sono lo 0,50% di movimento. Quindi, siccome solitamente poi fra l'altro mi si muove in una settimana, non dovrebbe, a regola di media, non si muove più dell'1%, e in questo momento ha fatto più 3% in 10 giorni, in 7 giorni, non lo so, roba così, allora un trade sensato potrebbe essere quello di avere uno stop di un 0,70-0,80% di stop, quindi un 60-80 pips di stop, roba più o meno così, e per richiedergli almeno in quel caso 2 volte e mezzo, 2 volte quello che è il rendimento. Quindi se mi metto un 80 pips di stop, ne vorrei prendere almeno un 160, ma anche sopra 200 pips se possibile. Ok, allora ricondividiamo lo schermo, così possiamo fare anche l'ultima analisi che ci hanno chiesto i nostri coloro che seguono in diretta, quindi ricondividiamo al volo la piattaforma. Parlavo di appunto della sterlina inglese, visto che ormai i termini per questa decisione se uscire o meno in modo comunque concordato piuttosto che al Brexit. Insomma, il tuo pensiero, tua analisi, dimmi che time frame vuoi, se un daily, un intraday, dimmi tutto. Partiamo da un daily, cerchiamo di Daily. capire Anche che perché cosa. ormai, ricordo, mancano 9 minuti, tutte le domande che arriveranno da un momento in poi dovrò rispondere io in seduta stante. Apprezzo comunque le mie che ci avete inviato durante la giornata, no? Un'ora e mezza, come immaginavo, è volato. Allora, mi hai detto un daily, mettiamo un anno, 2 anni, dimmi tu. Sì, 2 anni anche, va bene. Ok, dimmi tu. Allora, Incordiamo.
Ecco anche abbiamo ancora un 6-7 minuti circa, Anna. Più sì, meno. Vado veloce. Vai. Vedete che anche qui un'altra volta quello per cui ho parlato e mi sono cercata di spiegare per un'ora e si riflette bene, no? Cioè, il perdersi in 2 centimetri di grafico, ha violato, non ha violato, volerà, non volerà, non ha fatto niente, da qui ha mandato il prezzo in giù e da qui manda il prezzo in giù. Fine. Poi prima o poi da qui anche passerà, ma vedremo quando. Per la Brexit la situazione è delicata. Io stessa ho mollato questa settimana l'idea di tradare la sterlina perché faccio fatica a pensare al fine settimana. Ieri sera c'era von der Leyen a cena, con Johnson e non hanno concluso nulla di fatto. Sembra che si stiano già preparando per un'eventualità di un no deal. Allora, in queste condizioni io lavorerei sul sentiment della sterlina che in questo momento è negativo e in assenza di conferma della Brexit ogni giorno di un buon accordo, ogni giorno che passa sta pesando notevolmente di più sulla sterlina perché si restringe la cerchia. Non lascerei posizioni aperte nel fine settimana, assolutamente non se ne parla, anche perché secondo me la grande occasione sarà quando tutto questo si chiarirà. Non escludo che ci sia un accordo per la Brexit, non escludo che ci possa essere un'inversione rialzista della sterlina in tale occasione, ma penso che per adesso questo sentiment possa continuare a persistere. Abbiamo una primissima area di interesse che è più o meno qui, penso che possa venire a cercare di attaccare con questo minimo. Qui c'è un'area molto sentita, lavorata, come potete vedere, la prima area deve attraversarla qui e qui c'è un livello sensibile dal quale il prezzo è venuto in giù, che è stato ritestato in questa occasione. È la prima area sulla quale molti terrebbero lo stop loss sotto. Molti qui ci sono degli stop loss. Quindi penso che ci possa nascere speculazione, secondo le notizie qui, permettetemi, non perché non sono brava io, ma lo vediamo che sulla Brexit ogni 3 secondi arriva una notizia, secondo quelli che è il sentiment, se persiste, in assenza di un accordo, se non arriva, perché questi ho notato questi giorni, e per questo che per me dà fastidio questi cambiamenti repentini così, ho avuto qualcosa sulla sterlina, ma ho detto per adesso resto ferma, perché ogni 3 secondi arriva qualcuno e dice no, allora sembra che ce la possiamo fare, arriva qualcun altro e dice no, allora ci prepariamo per il peggio. Con questa mani c'erano delle notizie che dicevano che si stanno prendendo tutte le cautele per un eventuale no deal. Questa è una cosa piuttosto pesante, il sentiment è negativo e la speculazione potrebbe portare di nuovo verso quest'area qui, che non riesco a capire esattamente qual è il prezzo, verso 1,31 forse, ma ripeto, sulla sterlina un no deal lo sanno tutti, questo la farebbe precipitare, un accordo invece secondo me la farebbe violare nuovamente questi massimi. Resto dell'idea che per adesso questo sentimento possa persistere e quindi per chi volesse cavalcare posizioni intraday bisogna stare attenti perché c'è comunque un po' di volatilità in questo periodo, però a quel punto conviene lavorare con gli stop più stretti qui invece che sull'euro dollaro, a mio parere, perché tanto qui è un discorso di speculazione sui rumor e quindi se il sentimento mi persiste, lui non, come vedete va giù, non ne frega nulla. Se mi arriva invece una notizia opposta mentre io sono in trade e mi dice no, stanno, allora arriva qualcuno e dichiara no, ma allora è possibile l'accordo, allora è un po' un piccolo rimbalzino, ma ritornando vera. Ma se invece arriva l'accordo, è inutile che io abbia uno spazio largo per prendermi uno stop inutile e così via. Quindi io penso che qui ci possa ancora prolungare un po'. Una primissima area di resistenza interessante qui da guardare è questa qui. Non riesco a vedere questo minimo di questa giornata sul daily. Ecco, quella è la prima area di resistenza che è il massimo, forse corrisponde al massimo di oggi, che è una prima area di resistenza, qualora il prezzo tornasse a ritestarla, lì ci farei attenzione a possibili ingressi ribassisti nell'intraday qualora ci fossero.
Guarda, mi ero perso io una domanda, ne faccio, chiedo Venia, la riprendiamo al volo, nel quale si parlava. Avevo notato come il tuo grafico, la tua strategia si basa su un grafico molto pulito, passami il termine, nel senso che è un argomento che avevamo già trattato, quindi riassumo io velocemente. Anna, l'aspetto grafico, l'analisi dei media tecnici, piuttosto che indicatori, li guarda, ma non è un elemento per lei fondamentale, preferisce proprio l'aspetto grafico vero e proprio. Se vuoi dire tu al volo qualcosa in questo senso, perché mi ero perso proprio la domanda io. Sì, dico, non, cioè nel senso, l'ho imparato gli indicatori come tutti, li ho provati tutti, ho fatto tanti trades, ho fatto con le divergenze, ho fatto con le medie mobili, ho fatto di tutto, ma alla fine il prezzo esprime già benissimo certe dinamiche, per cui, come detto, trovo che un eccesso sia valutabile meglio dal punto di vista dei dati storici, quindi avere un'idea. È chiaro che se io mi ritrovo un euro-dollaro che mi ha fatto un più 0,70 oggi, non so quanto aveva fatto, con una politica monetaria che dice che deve scendere invece che salire, e lì vedo un'area di resistenza, lì entro short. Ora, eravamo entrati in diretta, non l'ho potuto fare, ma per modo di dire, combacia tutto perfettamente. Lui è tornato in area di resistenza che abbiamo fatto vedere sul time frame, anche orario si vedeva bene. La politica monetaria mi dice che ha aumentato il programma di acquisti di 500 miliardi, che è un aumento notevole, non è che sia da sottovalutare, e la volatilità mi dice che ha fatto più 0,70, quando di media ne fa più 0,30, 0,40, 0,50 di tanto. È un momento in cui, se c'è un ingresso di bassista, va provato assolutamente. Uno più uno fa due, se si mette lo stop loss, come mi ha chiesto il trader in ascolto prima, si fa un ragionamento, se vai in stop, vai in stop. Esiste appunto un'equazione che si chiama rischio rendimento, numero percentuale di trades vincenti, che bisogna trovare ognuno la propria e rispettarla nel lungo termine per avere soddisfazione. Il singolo giorno, il singolo trade fino a se stessi non significano niente. Un modello che nel medio termine continua a pagare, quello può essere una bellissima cosa. Ok, allora siamo ai titoli di coda, come si suol dire, l'oretta e mezza che hanno a disposizione ormai volge al termine. Noi speriamo, attraverso quest'oretta e mezza, di cui ringraziamo nuovamente Anna per la sua partecipazione, di aver cercato di trasferire a voi maggiori contenuti sotto quello che è il mondo del mercato valutario. Ovviamente il nostro spunto quotidiano è veramente una goccia nell'universo, perché veramente si potrebbe parlare di ore e ore su molti dei cambi che vanno a influenzare sia politiche di strategia di scalping intraday, sia orizzonti invece a più lungo termine, oppure magari anche logiche di coperture che i nostri clienti operano attraverso il mercato appunto dei derivati sui cambi. Detto questo, ringraziamo per la partecipazione che ci avete dimostrato e ho visto che le domande sono arrivate, ma non avevo dubbio, anche quest'oggi tramite il canale mail. Ricordo che la nostra pagina dedicata ai trading master è a disposizione per clienti e non clienti, è visibile anche in fase differita attraverso la posa nostra di Shonari Library. Siamo sui principali canali online, potete seguirci attraverso i canali. Ricordo anche come la mail webinar@ibubank.it è a vostra disposizione anche in una fase successiva all'evento che è stato oggi tenuto sul mercato valutario. L'appuntamento è per il 12 gennaio, parleremo attraverso un nuovo trader di derivati attraverso il servizio Ubank, quindi una piccola pausa natalizia anche per noi. Vi auguro le vacanze più sentite a voi e a tutti i parenti, ne colgo l'occasione. E con questo, Anna, ti ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora per l'apporto che ci avete dato. Innanzitutto, grazie a tutti i trader che sono stati in nostra compagnia. Grazie a te e buon trading a tutti. Ok, allora di nuovo buona serata a tutti e alla prossima occasione del 12 gennaio presso i Trading Master di Organizzazione.